11 febbraio ricorre la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza, una giornata istituita e voluta dall'ONU ormai nel 2015 con l'obiettivo di favorire un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l'uguaglianza di genere in questo campo e raggiungere una piena parità che si possa realmente definire tale. In occasione di questa giornata è un piacere per me intervistare Alessandra Ferlini, professoressa all'Università degli Studi di Ferrara, a cui passo subito la parola per una breve presentazione e anche per spiegare, insomma, quali attività di ricerca e di studio sta svolgendo. Grazie Elisa per questo invito molto gradito. Io appunto sono un medico e ho fatto anche un dottorato come formazione e sono un genetista medico, quindi il mio lavoro è proprio questo. Nel mio caso mi occupo in ambito diagnostico dell'unità operativa di genetica medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Sono direttore, ho l'onore di essere direttore di questa struttura. Per quanto riguarda tutta la parte diagnostica, i test genetici, quindi la parte prettamente assistenziale della mia attività, ma io amo moltissimo la ricerca e mi occupo anche di ricerca, in particolare in campo genomico e di medicina genomica, quindi sia per, diciamo, diagnosi particolarmente innovative di patologie rare che di terapie innovative sempre per patologie rare. Questo è un po' il mio inquadramento e quindi ho avuto la fortuna di avere una formazione molto anglosassone perché ho trascorso 5 anni in Inghilterra dove mi sono formata all'Imperial College e ho voluto tornare in Italia perché penso che il mio ruolo più importante forse posso averlo nel mio paese. Innanzitutto dalle sue parole traspare già una grande passione, quindi non solo professione, ma anche passione ed è già un bel punto di partenza. E secondo lei, venendo al tema preponderante della giornata, quale può essere il valore aggiunto di essere donne nella ricerca? Allora, le donne hanno un approccio nella ricerca differente, come è normale, anzi, valore aggiunto, perché la diversità è la più grande nostra ricchezza e non lo dico io, lo dice l'evoluzione. Quindi, noi portiamo un aspetto molto interessante, molto importante, che è l'aspetto di integrazione dei dati di multidisciplinarità. L'approccio nostro nella ricerca è un approccio già di partenza altamente integrativo, che tenta di mettere insieme differenti campi, differenti aspetti, anche differenti failures, come dicono gli inglesi, cioè di rivedere gli errori con luci differenti, in una luce di prospettiva. E in questo siamo un po' diversi dai nostri colleghi di genere maschile che hanno altre qualità ottime e con i quali c'è una grande integrazione se riuscissimo a lavorare insieme in maniera veramente paritaria. Quindi per me, nella mia esperienza personale, il valore aggiunto della mente femminile alla ricerca è proprio la caratteristica della donna di guardare le cose più dall'alto in modo integrato e con una visione strategica futura molto, molto chiara e limpida. Ah, una visione di insieme che oserei dire è fondamentale perché altrimenti Sì, non si va penso da anch'io nessuna che. parte. E per contro, invece, nella sua carriera in quanto donna, le è capitato di subire delle sottovalutazioni, per non dire delle vere e proprie discriminazioni, perché il fenomeno del gender gap è molto presente in moltissimi settori e penso anche nel mondo della scienza e della ricerca. Quindi se ha una riflessione, una testimonianza in merito da poterci lasciare. Volentieri. Il gender gap esiste e quindi però non si legge con la stessa, diciamo, intensità in tutti i campi. Io ho la fortuna di lavorare moltissimo in Europa, io amo moltissimo lavorare in Europa, quindi con progettualità europee, in network europei e diciamo in un'integrazione scientifica a dimensione europea, quindi in una dimensione estremamente complessa, estremamente, diciamo, elaborata. Onestamente non ho trovato alcun problema per quello che riguarda il ruolo e un gender gap che mi riguarda, anzi, io mi sono sempre sentita estremamente gratificata e peraltro sono coordinatrice di molti progetti europei, quindi la mia capacità scientifica non è mai stata in discussione. In ambito del nostro paese, sebbene certamente ci sono degli sforzi importanti in questo senso,
in ambito forse, fra virgolette, meno prettamente scientifico, ma più in aspetto, diciamo, di progressione di carriera, di riconoscimento più che carriera delle capacità individuali, che a mio avviso è più importante dell'aspetto prettamente carrieristico, secondo me lì abbiamo ancora parecchio da migliorare. E certamente, per esempio, in ambito accademico, ma non soltanto, i ruoli scientifici in ambito di coordinamento delle donne non sono certamente gli stessi che noi possiamo trovare nel genere maschile. Quindi dai, possiamo dire che qualche passo in avanti è stato fatto, ma la strada è probabilmente ancora lunga e in salita, però la ringrazio per questa panoramica, perché comunque appunto c'è uno sguardo sia europeo che italiano che ci può aiutare a inquadrare meglio il fenomeno. Grazie a lei.